It Show 2018, sin dalla mattina del primo giorno, grande affluenza di pubblico al Salone Internazionale per caccia, tiro sportivo, sicurezza e cinofilia venatoria. 380 imprese distribuite su 41.000 metri quadrati e un programma di eventi dedicati in particolare a caccia, tiro sportivo e cinofilia venatoria. Noi di Caccia Dintorni eravamo presenti ed è stata l'occasione per incontrare moltissimi nostri amici e sponsor. Ed eccoci allo stand Contessa con Alessandro Contessa che ci presenta un nuovissimo attacco. Questo attacco qua lo si è studiato per poter montare su tutte quelle armi che hanno già una guida integrale alla carcassa. Sarà utilizzabile su varie marche di armi, Sauer, Merkel, Ticca, Blaser ed anche la nuova Safir Sabatti. Praticamente si è utilizzato il nostro brevetto, però disposto su due punti, su due singoli punti, molto pratico, ha un pulsante che dall'esterno, spingendo il pulsante, apro la cam per poterlo sganciare. Alessandro, Contessa sempre un passo avanti. Sempre alla ricerca di prodotti molto innovativi, molto pratici. Molto richiesti anche all'estero. Molto richiesti, sì. E siete diventati praticamente il leader del settore in tutto il mondo. Uno delle case leader diciamo mondiali. Adesso avete anche il nuovo stabilimento, il nuovo punto di produzione. Ci siamo trasferiti nel nuovo sito di produzione e con l'acquisizione di nuovi macchinari ad alta tecnologia si è sempre alla ricerca di
di lavoro, di nuova innovazione. Per... Complimenti e grazie. Grazie a voi. Eccoci con Marco Beretti qui a It Show nel loro stand, uno stand conosciutissimo, visitatissimo. Marco, però c'è una novità importante che state elaborando e che presto andrà sul mercato, una forma didattica per insegnare agli uccelli, ai richiami, a cantare. Esattamente, sembra una cosa un po' strana, ma da quando è venuto a mancare la cattura da parte dei roccoli per dare gli uccelli ai cacciatori, che ormai non è più consentito, i richiami vivi, adesso si devono allevare, quindi ci sono tanti animali che vengono allevati, però viene a perdersi quello che è il canto maestro, il canto quello migliore, diciamo, dei sasselli, dei bottacci, un po' di tutti gli animali, che è quello che poi devono apprendere. Quindi adesso abbiamo fatto un richiamo in altissima definizione, perché abbiamo raddoppiato di nuovo le definizioni audio, perché ormai si va sempre in definizioni sempre più elevate, andando a cercare dei soggetti proprio maestri, chiamiamolo, in modo che si possa trasferire questo canto ai piccoli nati, perché poi venga reintrodotto e non si perda questo canto. Cioè, quindi, diciamo, ascoltano questo, esatto, richiamo che voi state preparando e imparano a cantare. Apprendono il canto e dopo si esprimono, diciamo, in miglior modo. E questa è una bellissima novità. Poi qui vedo che avete portato i vostri beeper, le gabbiette, sì, i richiami. Stiamo lavorando da un anno su un beeper nuovo che presenteremo probabilmente l'anno prossimo, dove praticamente stiamo dando delle chicche, diciamo, per il cacciatore, per la beccaccia, quello che ama il cane con la beccaccia, e ci sono questi nuovi suoni che aiuteranno tanto i cacciatori. Si tratta sempre di beeper, dove ti segnerà anche sul telecomando. Quindi anche Beretti sempre un passo avanti, sì, si guarda al futuro. Si guarda sempre al futuro, sicuramente. Innovazione per i 30 anni. Ricordiamo, esatto, che qui si celebrano i 30 anni di attività, 1988, quando tuo papà ha cominciato. Esatto, esatto. In realtà lui ha cominciato ancora prima, ma faceva tutt'altro. Diciamo, dalle prime gabbie che ha fatto, quando abbiamo fatto, noi nasciamo come un'azienda che fa stampi e stampaggio materie plastiche, quindi tutti i nostri prodotti sono non made in Italy ma made in Beretti, quindi dallo stampo al progetto alle parti in plastica stampata all'elettronica che viene montata e assemblata in azienda, incorporiamo tutto nell'azienda in modo di essere competitivi. Non cineserie! Ecco. Siamo, almeno riusciamo a essere competitivi e sul campo internazionale. Bravi, complimenti e ancora auguri per questi 30 anni. Grazie Marco.
Da Vicenza ci siamo spostati direttamente in Sardegna, in questo bellissimo angolo che si chiama il Muto di Gallura, un'azienda agrituristico-venatoria che è una riserva di caccia. Qui abbiamo Tiziana e Matteo che sono i gestori. Matteo, vuoi raccontarci un po' la tua esperienza e parlarci della tua azienda faunistica? Allora, salve a tutti. L'azienda si trova in Sardegna, precisamente ad Agius. Io sono il responsabile del settore venatorio. Proponiamo ai nostri amici cacciatori delle giornate interessanti, ricche sicuramente di emozioni, perché la nostra selvaggina è una selvaggina esclusiva, a partire proprio dalla nostra pernice sarda, quasi unica nel mondo. Possiamo dire di poter offrire, oltre alla caccia, anche l'accoglienza. Infatti l'azienda è provvista di circa 40 posti letto, dove appunto i nostri ospiti potranno rilassarsi alla fine delle giornate. Tiziana, possono venire anche con la famiglia, le mogli, le fidanzate al mare? Assolutamente sì, bellissimo, certo. Questa è una cosa molto interessante per le famiglie, perché comunque abbiamo dei bungalow immersi nel bosco che sono molto belli e molto rilassanti a fine giornata, e poi soprattutto l'agriturismo tutto di produzione nostra, tutto biologico, dal vino alle uova, alla pastorizia, tutto di produzione nostra. Quindi è una terra interessantissima, conosciuta per le sue straordinarie bellezze che offre la costa, ma adesso abbiamo qualcosa in più che è il Muto di Gallura. Sì, certo, siamo sicuri che di poter tenere il confronto con questi altri bellissimi espositori importantissimi a livello anche internazionale, ma noi nel nostro piccolo ce la metteremo tutta per regalare veramente emozioni di caccia vera. Aperti tutto l'anno? Aperti tutto l'anno, come agriturismo. Per quanto riguarda invece l'attività venatoria, dobbiamo chiudere necessariamente dal 1 di aprile al 30 di giugno. Questo è il periodo che poi tra l'altro a noi consente di fare i ripopolamenti della selvaggina. È una cosa importantissima. Per noi è vitale, perché noi i ripopolamenti li facciamo solo ed esclusivamente nel periodo di chiusura, in modo da consentire alla nostra selvaggina di ambientarsi totalmente al nuovo ambiente. Possiamo dire ai nostri amici cacciatori di venire a visitare la vostra azienda e di concedersi anche un momento di relax e di vacanza. Vi aspettiamo.
Siamo nello stand della Lexel Hunting, un nuovo brand di Lexel Motorsport che quindi si allarga e si affaccia al mondo venatorio per la prima volta proponendo questi capi di abbigliamento tecnici. Siamo con Stefano Nannetti, il titolare dell'azienda, che ci presenta un attimo quella che è la vostra novità. Nostra novità, grazie della vostra visita. Noi siamo un'azienda che da 15 anni produce abbigliamento per motociclisti. Da questa nostra passione abbiamo deciso di portare tecnologia e materiali al mondo venatorio, del quale sono appassionato, cercando di dare una versatilità nei capi, tant'è vero che tutti i nostri capispalla, dove è previsto un interno, questo interno può essere utilizzato anche separatamente sia nel mondo caccia ma anche nel, diciamo, tempo libero. I materiali sono quelli tecnici da moto, oltre alle cordure bielastiche. Quindi arrivano da uno studio che è già collaudato. Sia di materiali che di carta modelli e soprattutto di movimenti che il motociclista soprattutto ha bisogno e il cacciatore anche, perché sostanzialmente i movimenti sono abbastanza simili. Lexel Hunting, nuovo brand dunque. Nuovo brand di Lexel Motorbike, noi siamo a Carpi, ovviamente il mondo moto, la clientela ci conosce, speriamo con questa prima esperienza a Vicenza di essere ricordati e ovviamente noi persisteremo nei prossimi anni cercando comunque di ampliare quella che è la collezione che abbiamo portato qua oggi e anche cercando di diversificare le varie forme di caccia. E parliamo di un abbigliamento tecnico di qualità. Di qualità, noi cerchiamo di fare come nella moto del nostro meglio, la nostra filosofia è cerchiamo di mettere in sicurezza i motociclisti, cerchiamo di dare comfort e sicurezza per quello che si può dire anche al cacciatore. Se c'è una categoria che ama, lo dico per conoscenza diretta, che ama la natura, questi sono i cacciatori. Cioè i cacciatori amano la natura, amano gli animali molto più degli animalisti che vedete in televisione. Nettamente di più. Cioè, al di là delle questioni tecniche che riguardano l'ambiente, come si cura l'ambiente, ma c'è nei confronti dell'animale che ammazzano. Uccidere un animale non significa odiare l'animale, significa paradossalmente avere molto, molto più, naturalmente non in tutti i cacciatori, naturalmente, ma chi fa una riflessione lo può capire facilmente. Cioè uccidere un animale è il modo più, è il modo per onorarlo quasi. Per cui io credo che il cacciatore, anche nel suo rapporto con la natura, vive la natura per esempio sicuramente molto di più di quelli che mettono il cappottino ai cani. Cioè quelli che mettono il cappottino ai cani e quelli che portano i cani nelle spa e che magari li sentite a farsi le unghie o a fare la ionoterapia, cioè, e che magari li sentite battersi contro la caccia pensando che i cacciatori sono... Una volta sono andato a una trasmissione di Vespa in cui c'avevo davanti una serie di persone con i cani, cioè questi qua non sanno niente di natura, non conoscono, tengono i cani dentro gli appartamenti ai settimi piano negli attici, li portano solo sotto a pisciare, sono il contrario dell'amore verso gli animali. Gli animali sono prigionieri delle persone, i cacciatori sono esattamente il contrario, utilizzano i cani per quello che in quel momento i cani servono, cioè dire fare quello che sapete. Per cui, cioè, quando vuoi fare impazzire un animalista devi dire guarda che i cacciatori amano la natura molto più di te, questi vanno ai matti, però non è compito tuo. Ti è capitato, ti assicuro che ti è capitato. Hit Show 2018 ci dà anche l'occasione di affrontare un discorso politico, visto che il 4 marzo ci saranno le elezioni regionali in Lombardia. Qui abbiamo due candidati che saranno espressione del mondo venatorio, Barbara Mazzali e Carlo Bravo. Tutti e due candidati nella lista dei Fratelli d'Italia, quello di Giorgia Meloni, Barbara Mazzali a Bergamo e Carlo Bravo a Brescia. Io, Carlo, partirei da Barbara per anche un dovere di cavalleria. Barbara, intanto parliamo subito di questa tua candidatura, perché è necessario avere una rappresentanza di cacciatori oggi in Regione Lombardia. Sì, allora, premesso che a Bergamo c'è stata una cabina di regia veramente interessante, perché sul mio nome si sono espresse quasi tutte le associazioni venatorie e quindi io di questo chiaramente ringrazio, ma quello che in questo momento mi preme raccontare ai nostri amici cacciatori, a tutti quelli che vi seguono, che sono tantissimi, è una differenza in questa elezione politica fondamentale ed importante.
vorrei far capire che questo, per quanto ci riguarda, non deve essere un voto politico, questo deve essere un voto venatorio. Noi siamo all'ultima spiaggia. Sì, questo è l'ultimo treno che passerà per noi e quindi è importante, fondamentale che ci uniamo, che noi aiutiamo noi, perché diversamente gli altri ci hanno dimostrato che non ci possono aiutare. Sul nostro mondo il pregiudizio è tantissimo, quindi abbiamo bisogno di figure, espressione diretta del mondo venatorio, che portino fuori dal mondo venatorio tutto quello che di bello, di pulito, di sincero, di onesto, di tradizioni e di valori, che sono fondati sui valori della famiglia, delle tradizioni, ma anche dell'indotto, cioè di tutto quello che noi siamo, perché noi siamo animalisti, ambientalisti e siamo sicuramente le uniche sentinelle del territorio. Questo io credo che sia una voce che deve fuoriuscire. Abbiamo un'occasione importante e non la dobbiamo perdere. Cioè dobbiamo... faccio anche una premessa ai tuoi telespettatori che ci guardano e che ci ascoltano. La scelta politica del simbolo è stato perché questa è stata l'unica forza politica che ci ha accettato con questo imprinting così specifico. Cioè, io mi sono presentata per il mondo venatorio, non mi sono presentata per nessun'altra categoria. Mi candido per portare in regione il mondo rurale, il mondo delle tradizioni, il nostro mondo venatorio. Quindi vi invito veramente a considerare questa come una grande opportunità, cioè quella di avere una persona che è vostra espressione, che viene dal vostro mondo. Carlo Bravo invece è l'espressione della CL, Associazione Cacciatori Lombardi, è il presidente regionale. La prima esperienza come candidato in regione è un'esperienza che hai dovuto fare, una scelta obbligata. Sì, è stata, diciamo, pure una scelta obbligata, a parte che adesso sono contento e sto spingendo al massimo per quello che riesco a dare e soprattutto con gli amici che mi spingono a fare ulteriori sforzi. Diceva bene la Barbara, qua siamo in un contesto che veramente basta fare i conti. Circa 35-36 mila persone in 3 giorni vengono qua, pagano il biglietto, pagano per entrare in questo mondo. E in questo mondo è dove vogliamo collocarci noi, dove dobbiamo resistere noi. E soprattutto dobbiamo scegliere noi, voi cacciatori dovete scegliere, una volta ogni tanto scegliete per la vostra passione, qua c'è un cacciatore che rappresenta non l'ACL ma tutti i cacciatori, quindi indistintamente adesso mi tolgo dall'ACL e in maniera trasversale. Esatto, perché vedo oggi sono passati tanti cacciatori, tra l'altro mi confermano, il mio dubbio era un po' su Fratelli d'Italia, vedo che molti si stanno spostando a quel lato lì senza che glielo dica, senza che glielo chieda. Questa è un'ulteriore soddisfazione per noi e soprattutto, come ha detto la Barbara, è l'unico partito che ci ha fatto entrare come cacciatore. Io nel mio budget, nella mia, diciamo, operazione che devo fare è quella di servire i cacciatori, però nella lista ci sono chi fa la casalinga, ci sono i professionisti, Carlo Bravo cacciatore, non ho voluto mettere nient'altro. Qualcuno dice ma qualcuno non si può parlare solo di caccia, io non voglio parlare solo di caccia, io ho fatto 40 anni e più di lavoro, so le mie esperienze, ho 2 figli, so i problemi che ci sono, so tutte le altre, ma voglio lavorare per la caccia, poi discuteremo anche l'altra cosa. Anche perché tu vivi in una zona che è particolarmente votata al settore armiero, che è la Valtrompia, dove si parla di occupazione, si parla di posti di lavoro e questo è una fetta di economia davvero importante. Sapete che Brescia, soprattutto Gardone del Trompi, è l'eccellenza mondiale delle armi, quindi non mi vergogno. Anzi, ieri sera ho proprio a cena a Gardone del Trompi, dove c'erano anche degli armieri, e una soddisfazione grande perché mi hanno dato tutti una grande fiducia, quindi mi spronano a fare di più. Cerchiamo di fare il massimo. Barbara è a Bergamo, io sono qua a Brescia, però ecco, voglio solo ricordare, non basterà fare la croce, ma cercate di mettere anche il nome. Uniti sotto la stessa bandiera che è quella della caccia. Barbara, un'ultima cosa, sei in questo momento, forse più che in altri, sei con attaccata dal mondo animalista. Sì, è chiaro che mi presto perché sono una donna e quindi gli attacchi, ma poi perché, diciamo così, il mio atteggiamento non è mai stato ambiguo, cioè è sempre stato un atteggiamento molto determinato a portare avanti quello che io ritengo le giuste istanze del nostro mondo. Ritengo per giunta che gli animalisti
abbiano questo pregiudizio e quindi non ci diano neanche la possibilità quasi sempre di... Oltretutto senza conoscere che cos'è la caccia. Assolutamente, loro la condannano a priori senza rendersi conto di che cosa c'è dietro a questo mondo, ma soprattutto cosa c'è dietro ai valori di questo mondo, che è la cosa ancora più importante, perché io non la metterei solo su un fatto economico, io la metterei sul fatto che il nostro mondo rappresenta le tradizioni dei nostri territori e noi nel momento in cui veniamo denudati delle nostre tradizioni e delle nostre storie perdiamo la dignità di uomo e di donna. Quindi io la rivendico e la rivendico e sono anche disponibile a entrare nel merito con loro. Però insomma i loro modi, diciamo così, sono sempre più violenti e più aggressivi di quanto possa essere. Io spero che ci possa essere un momento di confronto serio sui temi e sui meriti dove noi porteremo le nostre istanze, ci faremo conoscere e sicuramente avremo una parte di questo mondo che ci riprenderà in considerazione e ci vorrà sicuramente bene. Perché la cosa più divertente è che secondo me siamo su due lati opposti, ci combattono, ma in realtà tutti e due abbiamo la stessa volontà, che è quella di salvaguardare l'ambiente, perché dove non c'è un ambiente pulito non ci può essere una caccia sostenibile e un prelievo giusto. Questo deve essere importante. L'ultima cosa anche con Carlo Bravo, allora le tradizioni a cui faceva riferimento Barbara, una soprattutto lo spiedo. Allora ci sono i roccoli da salvaguardare perché sono una tradizione centenaria, quindi sono la bellezza solo a vederli. Secondariamente, il patrimonio bisogna salvaguardare. L'altra cosa, come dicevi tu, è vero, lo spiedo. Guardate che quello che mi dispiace è che dal 1° di gennaio l'Europa concede anche di mangiare cavallette, camole, tutto quello che vuole. Se qualcuno vuole farlo, io voglio difendere lo spiedo, ma quello vero è fatto con gli uccelli e lo spiedo bresciano. Io non riesco a capire le nostre tradizioni perché dobbiamo vergognarci. Io ho uno spot che dico sempre: il popolo che dimentica le sue tradizioni è un popolo morto. Quindi la dice lunga la cosa. Noi dobbiamo provarci, non prometto niente a nessuno, ma sicuramente se saremo là tutti e due meglio, ma se sono là state pur certi che romperò le scatole dal primo all'ultimo giorno, perché devono un po' rispettarci, perché noi siamo cittadini e possiamo chiedere rispetto ed è la cosa più giusta. Nessuna promessa, perché sappiamo che il percorso sarà in salita, però c'è l'impegno da parte di tutti e due i protagonisti a questa corsa alla Regione Lombardia, Barbara Mazzali e Carlo Bravo. Hit Show, siamo nello stand della Siace con Ferdinando Gelmini che ci presenta i nuovi fucili dedicati alla beccaccia. Sono tutti sovrapposti con la bascula in ergal. Sì, fucili appunto in ergal per appunto ridurre il peso dell'arma. Queste due versioni in 12 e 20 hanno come prima canna il tubo raggiato, quindi un ampliatore di rosata, e come seconda canna un 4 stelle. 12-20, 28 e 410. Praticamente diciamo in tutti i calibri. Esatto, in tutti i calibri noi abbiamo ampliato la gamma di sovrapposti leggeri,
dedicati alla beccaccia sono questi due, poi ovviamente il 28 e il 410 perché vuole utilizzare un fucile leggero e comunque maneggevole. Questo è un 410 bascule in Ergal, finitura nichelata. Ce lo apri per... certo. Vediamo anche un po' come il meccanismo. Adesso, questo è uno scatto bigrillo, estrattore automatico. Hanno una piastra di rinforzo interna, ve lo faccio vedere nel 12 che si vede molto meglio. E quando parliamo di siace parliamo di lavorazioni artigianali. Sì, esatto, vedete. Qui è ricavata una piastrina di rinforzo in acciaio temprato e cromato, appunto per andare a rinforzare la culatta, essendo la bascola completamente in Ergal, sia la parte inferiore che quella, il corpo bascola praticamente. Poi naturalmente potranno essere customizzati a secondo delle richieste del cliente. Esatto, noi li proponiamo in questa versione. Qui c'è un trattamento in Kerakot grigio, si può avere annichelato. Trattamenti in Kerakot penso che ormai giorno d'oggi li conoscono tutti, quindi i colori sono anche i legni per vari. I calci, i vari, esatto, i legni si può avere il noce classico lucidato a olio, questo è un noce grado 1, non è un legno di gran pregio ovviamente, oppure si può avere una finitura con pellicola di radica molto bella. E c'è la possibilità di averlo anche col calcio inglese? Si può avere anche con il calcio all'inglese, esatto. Eccolo qui, che è in questa versione, questa è una versione in calibro 410 bascula acciaio, è un tartarugato, e questa è una versione calcio inglese sempre con il trattamento. Ecco, questa, Ferdinando, è la novità, poi siete presenti con tutta un po' quella che è la vostra produzione che vi rappresenta. Sì, abbiamo i nostri prodotti lusso, il Victory, la Elegance, le nostre 475 più lusso, e di là abbiamo gli Express e le altre doppiette nei calibri 12, 20 e 16. Parliamo sempre di produzione artigianale, produzione fatta in Valtrompia sì. Nella culla del settore armiero, un'azienda che è conosciutissima ormai, la vostra. Sì, un'azienda che come nome Siace esiste dal 57, come Siace di Gelmini dal 95, quindi noi non abbiamo festeggiato i 60 anni di Siace, ma aspettiamo di fare i 25 anni di Siace di Gelmini, che non tarderanno a arrivare. A ritmo di dance siamo qui nello stand Franchi Hide Show 2018 con il direttore Bruno Beccaria per parlare subito di una data importante, quella dei 150 anni dalla fondazione. Sì, 150 anni, un bel risultato, nonostante una storia complessa siamo arrivati, diciamo, avere un'età dignitosa, sempre da protagonisti. Con un team giovane, chiaramente noi non rinneghiamo la tradizione della caccia, l'abbiamo solamente attualizzata. Le tradizioni che non si rinnovano sono quelle destinate a morire. Noi invece vogliamo che la tradizione venatoria continui e l'abbiamo adottata ai giorni nostri. Sento sempre troppo spesso parlare di un mercato non appetibile per i giovani cacciatori, non è appetibile se non lo si affronta col loro linguaggio, e quindi noi lo stiamo facendo, lo portiamo avanti fino alla fine. E da tempo, ormai da qualche anno? Ormai dal 2007, 2008. Allora, per questi 150 anni avete preparato qualcosa di innovativo? Ma sì, allora, abbiamo presentato un fucile semiautomatico calibro 12 e calibro 20 Affinity, che si chiama Anniversario, per celebrare anche il successo del semiautomatico Franchi. E poi, proprio per dimostrare questo nostro continuo sguardo al futuro, abbiamo realizzato una carabina anniversario. La carabina, come sapete, Horizon è l'ultima lanciata di casa Franchi, lanciata nel 2017. Già nel 2018 abbiamo fatto la versione anniversario. Nel 2011, come tutti si ricorderanno, avevamo fatto già una serie, in quel caso lì limitata, per celebrare un importante anniversario italiano, e adesso ritorniamo a distanza di 6 o 7 anni con un altro fucile di pregio. Allora, per concludere, possiamo dire che Franchi è un passo avanti, guarda sempre al futuro con un'impronta dedicata ai giovani. Sì, noi guardiamo miriamo sempre al futuro per esaltare il mondo venatorio, e mirando al futuro si può fare solo attraverso i giovani.
Hit Show 2018 non poteva mancare la nostra visita allo stand della Baraggia Antonio Orizio. Perché? Perché c'è una grande novità. Dopo la Baraggia, dopo l'Enta 1, si aggiunge una nuova riserva di caccia che si chiama il Cervo. Si chiama Cervo. E qui spieghiamo che non è che facciamo i cervi, ma prende nome, gli abbiamo dato questo nome per un comune principale che è appunto Castelletto Cervo, che confina con Masserano, che insiste dentro la riserva, che sì. Però faremo anche gli ungulati, quindi anche un ampliamento della riserva. Sì, però è una riserva nuova. Sì, tre riserve, non puoi ampliarle, ma devi fare, abbiamo fatto l'ultima riserva che la regione ci ha dato la possibilità di fare in provincia di Biella, che è partita dal 1 febbraio. Dal 1 febbraio, adesso stiamo tabellando, presto sarà approvato il campo C, la determina del campo C, e dalla prossima stagione sicuramente. Territorio sempre di Baraggia? 1000 ettari, non è Baraggia, è un incolto variegato, molto bello, medicai, erba, boschetti. Quest'anno abbiamo, per stare in tema col nome Cervo, anche il piano d'abbattimento per i cervi, perché ci stanno entrando prepotentemente, e quindi oltre ai caprioli abbiamo fatto già il censimento e abbiamo il piano d'abbattimento per i cervi, sì. Aperta tutto l'anno come le altre due, perché c'è la zona C, campo C, addestramento cani, sì signore, ma è diversificato ma molto bello. Ogni anno che passa c'è una novità qui alla Baraggia Antonio Orizio, è bravissimo. Sono 3 cerchi, le Olimpiadi sono 5. Ma ne mancano due. Chi lo sa? Ne mancano due. Mai dire mai. Mai dire mai. Allora, qui in fiera naturalmente hai ricevuto un sacco di visite, tanta gente. Oggi è stata micidiale, veramente. Tantissimi nostri clienti, tanti nuovi, che fa piacere perché ti senti dire ho sentito parlare bene di questa riserva, che poi adesso di fatto sono 3, per cui andiamo avanti. In totale su quanti ettari? 6.000 ettari, complessivamente 6.000 ettari. 6.000 ettari divisi su 3 riserve, la Baraggia, l'Enta 1 e Cervo. Quindi c'è solo la possibilità di divertirsi. Ci sono anche delle offerte in questo periodo? Adesso noi partiamo con le promozioni come facciamo tutti gli anni, su pernici starne, perché noi fagiani li facciamo fin quando sono belli. Poi entrano quando si alzano le temperature, roba brutta non ne vogliamo. E andiamo avanti tutta la primavera e tutta l'estate a fare pernici rosse, starne, quaglie, e lavoriamo tutta l'estate. E poi noi l'ultima volta che ci siamo stati avevamo visitato anche il campo da tiro dove la gente adesso si può divertire. Siamo stati chiusi, non l'abbiamo reso operativo in queste stagioni invernali, in questi mesi invernali. Però adesso con l'avviarsi della primavera, con l'avvicinarsi della primavera, faremo anche il nostro percorso di caccia, che anche quello abbiamo già parecchie richieste. Anche per la taratura delle carabine, chiaramente. La taratura della carabina per quanto riguarda gli ungulati, ma anche il percorso di caccia, che è bello farlo dopo mangiato. Daremo poco vino e tanta acqua, perché poi bisogna sapere gestire anche queste cose. Esatto. Ma bom, al di là di questo va anche detto che ci si può fermare, c'è ristorazione, c'è di tutto. Insomma, la Baraggia offre un servizio completo, così come l'Enta 1 e così come Cervo, perché ormai abbiamo detto sono 3 aziende che fanno parte di un unico territorio. Esatto. Il quartiere generale è sempre dove abbiamo la casa di caccia, l'agriturismo, da lì si parte e ci siamo ampliati un pochino, via. Poi vedo anche il nuovo abbigliamento, la Baraggia, Hunting. Hunting, la nuova linea del nostro amico. Quindi è bello essere. Oggi bisogna globalizzarsi, no? Giusto? Certo. L'importante è quello. E allora vi invitiamo a visitare anche il sito internet della Baraggia, contattate Antonio Orizio. Quello che possiamo garantirvi noi è che la selvaggina c'è e il divertimento è garantito. Vero? Grande verità. Grazie. Gira voce che qui a Hit Show 2018 ci sia un mistero, un grande mistero da svelare, ed è per questo che siamo arrivati nello stand della RFM. Maurizio, ma è qui il mistero da svelare?
Buongiorno, eccolo qua, il mistero è svelato, semiautomatico in calibro 12-20, linea ovviamente RFM, e il mistero è nelle mie mani. Che cosa ha di particolare questa carabina? E noi dopo anni che siamo nati come costruttori di doppiette sovrapposti, ci mancava un tre colpi e abbiamo deciso di presentarlo a questa fiera. Un semiautomatico? Semiautomatico, allestito nei vari modelli e nei calibri che vi dicevo. Quello che vedete nelle mie mani è un calibro 20 sintetico con collimatore in fibra ottica. Questa è la particolarità, che ha questo collimatore. Esattamente. A metà. Esattamente. Che va poi a puntare sul mini. L'otturatore è a testina rotante, otturatore con testina rotante e a recupero di gas. Arma leggerissima, maneggevole. Mancavo fucile per i ragazzi giovani amanti del semiautomatico, ecco che l'abbiamo presentato. Dopo le prime ore di fiera, il riscontro c'è già, c'è l'interesse su questo nuovo fucile? Interesse parecchio, sì. Parecchio, speriamo poi di concludere. Naturalmente qui poi presentate un po' tutta quella che è la vostra gamma, la vostra produzione, tutta made in Sarezzo. Esatto, voi siete venuti a farci visita, quindi conoscete bene. Da qui voi vedete i nostri pannelli con allestite tutte le gamme, nostre gamme prodotto. C'è questa bandierina che compare un po' ovunque, che rappresenta il Made in Italy ed è un bel fiore all'occhiello per il nostro settore armiero. Esattamente, cerchiamo di tutelare a pieno il Made in Italy, di far capire che siamo produttori completi in Italia. Allora, qui abbiamo doppiette, sovrapposti. Qualcosa nell'Express, qualcosa da tiro, da sporting. E qui abbiamo comunque tutta la vostra gamma. Qualcosa della nostra gamma. Sì. Naturalmente possono venirvi a visitare in azienda. Sicuramente. Possono vedere il vostro sito internet. Esattamente. E contattarvi per avere maggiori informazioni anche su quello che è il nuovo modello, che si chiama proprio Mistero. Grazie. Grazie a voi. Grazie della visita.